Coopretisa nasce con l'idea di mettere al centro dell'attenzione la bellezza, il valore della bellezza. Non è casuale questo approdo, avendo precedentemente fatto per anni attivismo sulle tematiche ambientali, quindi sugli scempi che insomma hanno segnato un po' la storia. C'è stata una grossissima attenzione verso il territorio, verso il Salento, quando ancora non c'era una coscienza della bellezza del Salento. Quindi per anni il nostro territorio è sempre stato oggetto di programmazione territoriale molto deregolamentata. Coopretisa nasce da un episodio molto, molto, molto semplice, ma un momento di sconforto. Ci viene l'idea di chiamare un famoso regista, comunque un regista salentino, di origini salentine, Edoardo Whisper. Tra le tante idee uscì anche questa, di abbattere le brutture in favore di una nuova rinascita. E nel 2005 ci costituiamo davanti al notaio come un comitato di cittadini, con il preciso scopo di acquistare un terreno nel tratto che va da Otranto a Santa Maria di Leuca, esattamente nelle campagne tra Andrano e Tricase, con lo scopo di abbattere un immobile che era lì da anni abbandonato e che rappresentava la storia comune di questo paese, del piccolo abusivismo diffuso. Facemmo una prima operazione nel 2005, quando ancora in Italia non c'era il crowdfunding che c'è oggi. Raccogliemmo una serie di donazioni che venivano anche da un po' tutti i salentini trasferiti, emigrati. Abbiamo raccolto 80.000 euro. Compriamo l'immobile e il terreno, quindi demoliamo di fatto l'immobile abusivo, ripristinando l'originaria bellezza del territorio. Di fatto è stato un abbattimento un'azione promossa dal basso. Una volta comprato il terreno non lo abbiamo tenuto per noi, ma lo abbiamo donato alla regione in quanto titolare di un'azione di salvaguardia del territorio. Una campagna che aveva il nome di Coopretisa, perché Coopretisa rappresentava un cittadino con e l'immagine di una lucertola con la visiera, con la coppa e la visiera alzata, in segno di atteggiamento fiero. Seconda campagna di Coopretisa, che è avvenuta nel 2009, la bellezza invece non si rifiuta, è composta tutta una serie di un piano di azioni, a partire da una sottocampagna anche lì di raccolta fondi, si chiama Mi Bonifico. Mettevamo al centro il fenomeno che avevamo individuato di abbandono, di conferimento dei rifiuti sulle strade, sui cigli stradali, in particolare appunto sulle aree di risulta. La raccolta fondi avveniva tramite degli spettacoli di musica, di teatro, offerti gratuitamente da artisti che sposavano la causa. È stato un mese e mezzo in cui praticamente tutti i fine settimana i giornali avevano titoloni sul problema dei rifiuti, cosa che non si era mai vista. E abbiamo praticamente immaginato di supportare l'ente pubblico in quella circostanza nella fase di avvio della raccolta porta a porta, quindi offrendo dei servizi sussidiari. Dopo un primo osservatorio che aveva portato al sequestro di 13 siti, 13 depositi incontrollati di rifiuto, con un censimento anche dettagliato della tipologia, abbiamo praticamente formato dei ragazzi per avviare un vero e proprio censimento, mappatura del territorio. Il nostro lavoro consisteva nell'individuazione, nella geolocalizzazione della tipologia di rifiuto. Erano circa più di 120-130 siti su tutto il territorio comunale. Il volume complessivo avrebbe circondato per due volte il territorio
comunale. Alla fine di questa operazione, in effetti, è stata di fatto ripulita uno dei siti più grandi. Molte persone, diciamo, hanno alzato il livello di attenzione su questo problema. Sicuramente l'Italia che cambia è l'Italia che si rimbocca le maniche, è un'Italia che ha smesso di delegare e quindi comincia, diciamo, a rimboccarsi le maniche, a costruire il cambiamento. Associo sempre all'idea di cambiamento, no? Un concetto di positività, cioè io cambio in meglio, un faro illuminante da seguire. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo.